Stasera quale repertorio affronterete per questa performance? Ma suoneremo sicuramente degli standard, perché insomma ci divertiamo sempre e non bisogna mai abbandonare insomma questa forma importante del jazz, e forse qualche originale di mio e di Daniele. Nella storia del jazz ci sono dei periodi che hanno contraddistinto alcune forme particolari, dal bop all'hard bop al free jazz. Secondo te in questo periodo storico che tipo di rappresentazione si potrebbe dare nella musica jazz? Ma diciamo il jazz che sta andando più forte in questo momento, ma c'è stato un grande ritorno dell'hard bop, del mainstream, perché anche i gruppi americani sono tornati insomma a suonare questa musica, e devo dire che anche i giovani si stanno avvicinando a questo genere sicuramente. Comunque l'hard bop, mainstream, insomma, poi ci sono tanti modi di chiamarlo, ma alla fine è quello, insomma, quello che suoniamo noi comunque. A proposito di giovani, ti risulta che c'è questo ritorno di interesse effettivamente da parte dei giovani verso un tipo di musica che non è, diciamo, di facile consumo, e anche i media non aiutano alla diffusione? Sì, assolutamente. Negli ultimi 10 anni c'è stato un grande avvicinamento da parte dei giovani, grazie anche sicuramente all'avvento di tutti questi famosi crooner, da Diane Kroll a Michael Bublé, Jeremy Callum. Ci sono stati insomma tanti cantanti che hanno mischiato un po' il jazz magari al pop, però sicuramente sono riusciti a tirare la massa, e questo è positivo anche per chi suona jazz o comunque jazz più puro, perché i giovani comunque si avvicinano e te li ritrovi anche nei jazz club, e questa è una cosa bella. Fino a 10-12 anni fa l'età media nei jazz club era molto più alta sicuramente. Tu sei nato a Torino e qui siamo a Napoli, è stata un po' anche l'asse dell'emigrazione. Che rapporto c'è fra il tuo essere nato a Torino e magari questa città? Ma io ho sempre prediletto il sud, ho vissuto anche a Bari, o i musicisti con cui collaboro di più sono campani, e ritengo che in Campania poi ci sia veramente una quantità di talenti inesauribile. Ma penso poi insomma nella musica non ci sono ostacoli, non c'è niente. Io suono magari un giorno appunto a Torino, un giorno a Napoli, poi vado a Londra. Il bello è questo, insomma, del jazz, della musica in generale, che non ci sono ostacoli, ci si incontra e è bello suonare insieme. Prossimi progetti di chi hai in futuro? Ma la cosa più importante è l'uscita del mio disco a fine gennaio per la Blue Note, un disco che ho fatto con l'orchestra d'archi, e poi niente, diversi progetti, diverse cose, insomma ci sono molte cose in cantiere sicuramente. Con Daniele poi suoniamo in diverse situazioni insieme, quindi la cosa bella è questa, che siamo riusciti a costruire insomma un nucleo di musicisti con cui si ritrova in diversi gruppi, quindi c'è affiatamento, ci si diverte, insomma si spera insomma, che esca buona musica.